Nella cornice di casa Contiguidi, ieri sera a Bagnacavallo, si è tenuto un convegno sul tema Nutrirsi dei colori dell'agricoltura è nutrirsi di salute, con la partecipazione di Luca Lafauci, nutrizionista e collaboratore di diversi programmi RAI, e Cristian Moretti, direttore generale di Agrintesa. Il primo incontro di tre appuntamenti organizzato dal Centro Servizi per l'Agricoltura in collaborazione con la provincia di Ravenna per la valorizzazione dei prodotti tipici delle aziende agricole ravennate. Noi qui ci troviamo nell'ambito di una cooperativa agricola, perciò direi è l'ambito naturale in cui si fanno i programmi, si fanno gli incontri e si ipotizzano i percorsi da poter fare in futuro per dare, direi, più visibilità e dare più valore commerciale alle nostre produzioni. In questo ambito è nato, direi, questa iniziativa che ha come scopo sia quello di mettere in evidenza i percorsi commerciali che possono fare i nostri prodotti locali, sia anche il valore nutrizionale che hanno i nostri prodotti, per dimostrare, cioè non solo a parole, ma anche con i fatti e con gli esempi, che ci troviamo in una zona dove l'agricoltore è sicuramente al primo posto per quelle che sono le attività economiche dei nostri territori e sui quali puntiamo per poter dare risposte concrete ai nostri produttori agricoli. Questo è non solamente un'operazione culturale rivolta alle scuole, alle quali la Casa Contiguidi ha sempre avuto molta attenzione, ma anche un aspetto della promozione, della valorizzazione dei nostri prodotti, essendo la frutticoltura un elemento fondamentale della produzione di questo territorio, storicamente importante, protagonista di un grande sviluppo dell'agricoltura che si è avuto negli anni 60, della frutticoltura che si è avuto negli anni 60 e 70, e pertanto una corretta informazione e una corretta e un appropriato modo di divulgare l'uso corretto della frutta, valorizzando le sue peculiarità positive, è sicuramente un'operazione importante anche con risvolti commerciali che devono essere tenuti nel dovuto conto. Spesso ci dimentichiamo che i prodotti agroalimentari sono appunto coltivati e commercializzati non solo con un fine puramente economico, ma col primo fine che è proprio quello nutrizionale. Ritengo che sia importante in zona di produzione, in un contesto come quello che la Bassa Romagna rappresenta, analizzare anche quelli che sono gli aspetti nutrizionali, quelli che sono tutte le proprietà legate a quello che tutti i giorni siamo abituati a coltivare, a lavorare, a commercializzare, proprio perché ci permetta di andare più a fondo su quello che oggi non solo noi dobbiamo conoscere in qualità di produttori, in qualità di addetti al lavoro, ma che abbiamo bisogno sempre più di fare conoscere al consumatore, perché sono conoscenze, sono nozioni che il consumatore sempre più ci chiede e di cui ha bisogno di sapere e essere informato. Qual è il valore esatto di frutta e ortaggi che dovrebbe essere presente all'interno di una dieta corretta? È un valore insostituibile perché stiamo parlando di alimenti che già dall'ultima revisione della piramide alimentare mediterranea, che risale al non lontano 2009, hanno confermato un ruolo sotto tanti punti di vista, perché c'è un ruolo fondamentalmente funzionale. Cosa vuol dire? Questi alimenti non possono mancare nella dieta quotidiana, nelle porzioni giuste, quindi parliamo all'incirca di 5 porzioni al giorno, perché consentono di ottenere la quantità di fibra alimentare, ma soprattutto di sostanze chiamate fitonutrienti, in realtà si tratta fondamentalmente di sostanze antiossidanti, in carenza delle quali, o in assenza delle quali, peggio ancora, un soggetto può andare incontro a diverse patologie. Spesso, se questa carenza è cronica, penso ai ragazzi che per abitudine mangiano poco frutta e verdura, i problemi di salute possono essere parecchio importanti con l'andare degli anni, quindi il lavoro che dobbiamo fare è un lavoro di informazione continuativa sull'utilità reale di queste due categorie di alimenti. Invece, qual è l'alimento che dovremmo recuperare un po' tutti perché normalmente è trascurato all'interno della dieta e perché? Guardi, nello specifico, io penso a quegli ortaggi soprattutto che hanno una connotazione di gusto abbastanza importante. Penso ad esempio agli ortaggi che hanno un residuo d'amaro tendente a, un residuo di sapore tendente all'amaro. Spesso i ragazzi hanno difficoltà ad approcciarsi a questa categoria di alimenti. Lo stesso vale per quei frutti che hanno una connotazione organolettica e gustativa abbastanza importante. Questo perché sta succedendo? Perché i nostri ragazzi si stanno abituando quasi alla standardizzazione del gusto.
gusto, ad alimenti in qualche modo da un profilo organolettico piatto, si somigliano tutti quanti un po'. E invece le specialità, soprattutto quelle territoriali, spesso hanno come punto di forza proprio la peculiarità anche dal punto di vista gustativo. Ci serve tanta educazione al gusto, perché da quella nasce l'educazione ai consumi alimentari. Visto l'andamento del 2013, che cosa prevedete per il 2014? La primavera sì, è stata anticipata, ma ancora è difficile quantificare esattamente quelli che saranno i livelli produttivi, non solo del nostro areale, ma quelli un po' più complessivi di italiani e europei. Sicuramente la situazione non è facile per la congiuntura economica che sta attanagliando sempre più quelli che sono i consumi. Abbiamo visto che il 2012 e soprattutto il 2013 sono state due annate non favorevoli dal punto di vista dei consumi. Speriamo che il clima, gli sbocchi commerciali sempre più aperti e una buona qualità per quello che riguarda la nostra produzione, che sempre più si deve contraddistinguere da quelle che sono le produzioni di altri paesi, ci permetta di affrontare serenamente questo 2014. Federico Lega per Ravenna Web TV.